Yu-Gi-Oh! A tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi, grazie a Konami, siamo qui per aprire non un prodotto, il prodotto, il miglior prodotto di quest'anno. Eccolo che arriva, il nuovo team del 2022. Ragazzi, voglio giocarmela subito così, compratelo. A scatola chiusa, io sarò uno dei primi ad aprirlo e non so ancora cosa c'è dentro. Però vi dico già di comprarlo. Io in primis ne ho già comprati 5 case. A parte tutto, qualcosa è già stato annunciato, nel senso sappiamo già che c'è Droplet, Ash, Lightning Storm, Dragoon, delle promo anche molto carine, quindi parliamone. Detto questo, io andrei subito con l'unboxing. Allora, andiamo con il primo. Diciamo sono un po' in ansia, perché l'anno scorso è andata veramente bene e spero di replicare anche quest'anno. Comunque, guardate che bellina la scatola. Con questa, insieme a quelle degli anni passati, abbiamo finito tutta la stele del millennio. E che fai? Nel senso, te ne privi. Adesso, andiamo. Prendiamo i nostri tre pacchettini. Andiamo con il primo. Speriamo di tirare fuori qualcosa di veramente figo. Abbiamo Laser Cancellatore Psico. Tu e AI. Il favoloso Underrate dovrebbe uscire super in espansione, se non sbaglio. Poi Gizmek in Aba, questa dovrebbe essere super, no? È dalla Maga del Sole, Commedia d'Espia, Vesciculo che usciva in Liov. Poi abbiamo Mossa Finale Gouki. Vi immaginate goccioline super qua dietro? Drago armato del tuono livello 10, va bene. Poi abbiamo Benedizione del Folletto e ZS Saggio Asceso. Adesso dovrebbe esserci un'altra secret, se non sbaglio. No, ne abbiamo una sola. Poi tra le rare abbiamo Clavis, Magichiave Moschetto, oh, roba Suship, Maftel, roba Scarafaggio, roba Flanderis. Ah! E Wolf Jet, che usciva Ultra, se non sbaglio. Allora, secondo pack. Ragazzi, so gasatissimo, ma ho un sacco di paura di quello che potrebbe uscire. Diciamo, io confido in una giara della prodigalità, visto che l'anno scorso è uscito TTT. Abbiamo Blitz Drago Armato, Hyperton, Statua Angelo, Marchiato in Bianco, Stella Cannolo, Tragedia d'Espia, Daphne, Cularia, anche questa carina come carta, visto che usciva Ultra, Otodamashi, Ultra, così a caso, Sincro Sopraffazione, mamma mia, se vedevo magia morivo, e niente, Polimerizzazione Maggiore, niente prosperità neanche a sto giro. Poi abbiamo Alza Rango Magico, Forza Zexal, Scala Soldato, Armatura Corno, Libitum, roba Suship, roba Serpente, roba, vabbè, Flanderis e roba Magichiave. Allora, anche beccare il pinguino non sarebbe male, eh? O la terreno Flanderis. Allora, terzo pack. Abbiamo il favoloso Tradimento, poi Drago Volontà Convergenti, Costellazione Caduceo, Azorless, Vento Strega Campanella del Freddo, Bugia Incandescenza, Solar Vita Incrocio di Specie, dai dai che esce, Cambro Raste Paleozoica, Legame Marchiato, tutte magie cavolo, Giarmatura Drago Carapace e vediamo come Secret, sì sì, mi sento meglio, per un secondo pensavo fosse un'altra Secret un po' così, mentre ragazzi ne vogliamo parlare? L'hanno fatta Secret. Ragazzi, sinceramente non me l'aspettavo. Considerando che da espansione usciva Secret, cioè, sinceramente mi aspettavo di beccarla Ultra qua. Però, parliamone. È molto più figa. Quanto è bella. Tanta roba. Sono contentissimo. Adesso mettiamola da parte prima che mi si rovina. Perché, diciamo, prendo il porta a casa. Tra le rare abbiamo Vepartu, Culla Ghiaccio Giada, Suship, 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 Tinola e Denier.
Onesto, onesto. Primo team molto apprezzato, se devo essere sincero, eh. Adesso, se qua me ne esce un'altra, quasi quasi, non è che me ne privo, eh. Allora, andiamo. Vediamo il secondo. E vediamo cosa c'è dentro. Andiamo col primo pack. Abbiamo Albion, il drago ammantato. Garmofabar, Diplomuomo. Gizmek Nagaki, il favoloso Marcosia. Drago armato livello 3. Sì, tanto usciva super, potevano farlo solo comune. Poi abbiamo Urla del Marchiato, Rondine lenta e magia. Truppe di rinforzi dell'esercito. Borg soglia e vediamo come secret. Dai, un altro fulmine tempesta? No, è un Xyz, chi può essere? 2000. Ah, Fafnir, onesto. Bellina questa, ci sta, mi piace. Non ci pensavo neanche più che fosse uscita in Lio. Poi abbiamo Transfulmine, Melalink, Tinola, Scara Soldato, Meowclic e Scara Soldato. Vabbè, Scara, due carte Scara Soldato. Comunque, due cartine che mi piacerebbe tanto trovare all'interno di questo team, pure in quelli che aprirò successivamente, sono le due carte nuove del Drago Nero e del Drago Bianco. Soprattutto quella del Drago Bianco che è incredibile. Adesso vediamo se riesco a farvela vedere perché è tanta roba. Allora, Cronomalia Globo, Costellazione Caduceo, Dai Sacrificabile, Mech Rovino Forza, Cavaliere Bianco della Dogmatica, Mech Rilascia Scorta e vediamo come... Altra volta abbiamo Infante Oscuro in Mister. Passiamo adesso alla Secret. Oh, Quartis Despiano, anche questa ottima carta. Diciamo che questo team... si fa ben apprezzare, eh? Tanta roba come carta. No, mettiamo da parte e andiamo avanti. Abbiamo Miraggio Maestoso, Soldato Gigante Atlas, Pazuzule, Zona Pericolo, Carta Suship e, carta e due carte magiche. Allora, andiamo con l'ultimo e speriamo di fare il botto incredibile. Anche se comunque fino adesso non mi è andata male. Allora, vediamo. Abbiamo Commedia d'Espia, Drago armato livello 5, Azortless, Occhi Neri, Spettro Cottura, Naganaki, Cilindri Magici, adesso questa l'hanno fatta super, ci ho sperato quando ho visto normale. Come seconda super, la Sushinave, Costruzione Zexal. Guarda, mi vogliono far morire. Come secondo ultra abbiamo Energia dell'Anima Massima. E come secret, dai. Oh, Apertura Marchiata. Anche questa ottima carta per Despia, considerando che nel corso dell'anno era diventata anche abbastanza introvabile. Allora, come ultime carte abbiamo Tesoro Pendulum, Iguano Draca, Magichiave Blocco, Marchiato del Buon Umore, Neptune, Magichiave Duo e ultima carta Magichiave. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per aver seguito il video, ma soprattutto ringrazio Konami che mi ha permesso di aprire sta bomba di prodotto. Vi ricordo che il prodotto esce il 15 di settembre e siete, diciamo, ancora in tempo per prenderlo, tranquilli. Non finisce, o forse sì. Chissà. Io mi sbrigherei. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti.